Questo video doveva nascere come un What's in my bag. Poi ha preso una piega completamente diversa. Come già detto, questo video deve essere completamente diverso. Sarebbe stato il classico video con telecamera che inquadrava a terra, parlando dell'attrezzatura che mi porto principalmente quando faccio il videomaker, e così spiegando che cosa utilizzo. Però ho deciso di farlo in tutt'altro modo, ovvero spiegarvi il perché utilizzo determinati tipi di attrezzature. Prima di tutto, vi consiglio di iscrivervi qua sotto al canale Instagram ufficiale Photography World. Lì troverete fotografie che sono sia riguardo le puntate, sia riguardo quello che faccio esternamente a Photography World, ovviamente sempre riguardante fotografie e videomaking, tra le quali ho postato due fotografie ultimamente. La prima, il kit che utilizzo durante il videomaking, e la seconda, il kit che utilizzo durante la street photography. Quindi uno per lavoro e l'altro invece per divertimento. In queste due puntate parleremo appunto di questi due kit e perché io personalmente ho scelto di utilizzare questo tipo di attrezzatura per queste cose che faccio. Ma tornando al kit a videomaking, partiamo con l'attrezzatura che è rappresentata nella fotografia. Ovviamente non c'è neanche il bisogno di dirlo, tutta l'attrezzatura che vi presenterò lascerò dei link sotto al video dove potete tranquillamente trovarla su Amazon e acquistarla. Se andate attraverso i miei link, ovviamente voi non pagate un centesimo in più rispetto al prezzo originale, semplicemente date una mano al canale. Iniziamo da quella che ovviamente è la base dell'attrezzatura, ovvero l'oggetto con cui riprenderemo, la telecamera. Non starò a sindacare su quale marca sia meglio delle altre, io ho sempre utilizzato una marca principalmente per fare video e ho sempre utilizzato Reflex. Preferisco i Reflex non solo per una questione di prezzo, quindi di costi. Ovviamente avere una telecamera serie cinema di qualsiasi marca è sicuramente più costosa che acquistare una reflex di pari qualità. Quindi io mi trovo molto bene con le reflex anche perché l'ingombro è minore, il peso è minore e quindi con il resto dell'attrezzatura che andrò a utilizzare, ovviamente non dovrò portare chissà che peso enorme con me. Sicuramente su una cosa dovrete fare molta attenzione, ovvero quando andrete ad acquistare l'obiettivo. Tutti voi sapete che io, utilizzando una Canon, utilizzo obiettivi EF e principalmente utilizzo il 1740. Perché proprio il 1740? Prima di tutto perché avendo macchine fotografiche con sensori APS-C, diventa praticamente un 24-70, che è un'ottima focale da 24-70 l'obiettivo zoom, soprattutto con un F fisso, per fare tutti i tipi di riprese di cui abbiamo bisogno. Abbiamo dal grandangolo allo zoom non eccessivamente spinto, un F fisso su tutte quante le focali, che ci consente, soprattutto nel caso dell'F4, di fare video con fuoco manuale senza doversi scervellare troppo per azzeccare il fuoco. Perché avere un F eccessivamente basso non lo consiglio soprattutto per i principianti, è molto 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 difficile fissare il fuoco. E adesso, ovviamente, avendo parlato dell'obiettivo, non possiamo che parlare del filtro. Principalmente un filtro utilizzerete se fate videomaker. Utilizzerete il filtro ND. In questo caso è un filtro ND2 ND400, circolare, quindi è possibile modificarlo ruotando la ghiera davanti all'obiettivo. Questo è uno dei pezzi attrezzatura fondamentali se vogliamo riprendere. Come sapete, come avete già visto durante uno dei video passati, dove consigliavo il modo in cui settare alla perfezione la vostra macchina fotografica per fare video di livello professionale, noi saremmo costretti sempre e comunque a girare al doppio degli FPS che utilizzeremo. Nel caso in cui giriamo, come giro io abitualmente, in 24 fps, avremo l'obbligo di girare a un cinquantesimo. Quindi, in certi casi, anche con una macchina impostata al minimo dell'ISO, ad esempio ISO 100, avremo un sole talmente forte che non riusciremo a gestire tutta quanta questa luce. Il filtro ND viene ovviamente in nostro aiuto. Grazie a questo, infatti, è possibile scurire l'immagine,
semplicemente ruotandolo, e così potremo avere sempre la stessa esposizione anche utilizzando l'ISO più basso durante una giornata particolarmente assolata. Ovviamente, una volta parlato di video e di obiettivi, non possiamo far altro che parlare dell'audio. L'audio in questo caso è molto particolare perché possiamo scegliere di non acquistare un microfono o di acquistarne uno in base ovviamente alle nostre esigenze. Se dovremo girare ovviamente uno spot o un cortometraggio muto, non avremo assolutamente bisogno di un microfono, semplicemente dovremo aggiungere dei piccoli rumori durante le riprese. Questo si può fare tranquillamente in post-produzione, esistono quintali di materiale appunto come piccole clip sonore per quello che vi serve online, su questo probabilmente farò un video successivamente. Quindi il microfono non è obbligatorio nel proprio kit, però se proprio dovete acquistare un microfono, io ho due consigli per voi. Il primo, il Rode VideoMic. Già feci tanto tempo fa, forse anche più di un anno fa, una breve recensione. È un ottimo microfono col quale mi trovo veramente molto bene. Direzionale, annulla praticamente tutto ciò che è attorno, non è molto pesante, la batteria dura veramente tanto, troverete qui sotto il link ovviamente, però c'era il problema della dimensione e infatti questo mi portò ad acquistare poco più di un mese fa il piccolo boia che sto utilizzando adesso, spudorata copia ovviamente del Rode VideoMicro, leggermente meno costoso, si parla di una spesa al di sotto di 30 euro. È veramente molto comodo anche per l'attrezzatura di cui vi sto per parlare adesso. Ovviamente mancano ancora due parti di attrezzatura. Prima di tutto il treppiede. Sul treppiede sarò molto molto breve e veloce. Treppiede nel caso di video c'è per forza bisogno di acquistare un treppiede video, appunto con testa fluida, in modo che tutti i movimenti non abbiano quei momenti in cui andiamo troppo veloci o va di scatto la rotazione o l'inclinazione. Io vi consiglio di acquistare, come ho fatto io tempo fa, il treppiede di Amazon. Infatti il treppiede Amazon Basic con testa fluida video costa veramente poco, costa meno di 80 euro. Io mi ci sto trovando veramente molto bene, non ho avuto praticamente nessun problema, eppure vi posso assicurare che lo sto sbattendo a destra e a sinistra da più di un anno e lo sto utilizzando per vari lavori che ho fatto con un gruppo di amici, o anche per qualche lavoro che ho fatto da solo. Ovviamente noi non faremo esclusivamente video fissi, ma in certi casi avremo bisogno per forza di muoverci, e quindi quando si tratta di video dinamici, io ho un unico consiglio per voi. Acquistate un flycam. Perché il flycam e non il gimbal? Beh, ci sono due motivi principali. Il primo, il prezzo. Nel caso del flycam, quello che uso io, mi è costato anche in questo caso meno di 80 euro, ce l'ho da praticamente 2 anni, funziona benissimo, non ho praticamente mai avuto problemi e questo lo sto usando molto 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 spesso. Secondo motivo, la batteria. Nel caso del flycam, ovviamente è un sistema meccanico, non c'è bisogno di alcuna batteria. Purtroppo nel caso del gimbal è vero, l'immagine è estremamente ferma. Nel caso del flycam invece si ha qualche piccolo ondeggiamento che in post-produzione è molto semplice ridurre, ovviamente. Però c'è sempre comunque il problema che si può scaricare la batteria. Se stiamo facendo dei lavori in esterno e quindi non abbiamo possibilità di collegarci a una fonte di corrente, saremo costretti ad acquistare non solo il gimbal, ma anche un set di batterie, almeno due, così da poter completare tutti quanti i lavori che abbiamo bisogno di fare. Invece col Flycam, non avendo batterie, appunto, non c'è di questo problema. Io lo preferisco anche perché portarlo è veramente molto semplice, non pesa moltissimo, ovviamente. Dopo una giornata intera vi posso assicurare che la spalla non ve la sentite più, però il video è sicuramente molto più stabile che riprendere a mano e avete speso molto meno di quello che spendereste per l'acquisto di un gimbal.